Ancora deve nascere chi mi farà la festa. So tutto io delle trame raffinate con cui le donne ci raggirano, delle astuzie e dei trucchi cui ricorrono per ornarci la testa. E ho preso per difendermi le mie contromisure, quella che sposo a tutta l'innocenza per salvarmi la fronte da ogni infausta influenza. Voi pensate che prendendo una stupida... Si prendono le stupide per non passare da stupide. No. Ancora non vi ha arriso la fortuna, eh? Essere fatti come voi credete mi vale più del denaro. A voi basta l'aspetto per fabbricare schiere di cornuti. Mi ha preso, un po'. Non mi voglio nascondere, signore, che in effetti da quando sono qui un'avventura d'amore l'ho avuta. L'amicizia che ho per voi mi induce a mettervene a parte. Già previsto una nuova storiella succulenta da aggiungere alle altre della mia collezione. Ma chi è? È una giovane persona, sì, che abita in quella casa. Quella vedete con l'edera al balcone. È una persona, per la verità, estremamente semplice, a cagione dell'errore incredibile d'un uomo che le impedisce ogni rapporto. Fine ballarticamente, per mio onore. Cos'altro ha fatto quando eravate soli? Non mi giurava di amarmi di un amore senza pari. E mi diceva tante cose belle, ma belle che più belle non si può. E che ogni volta che lo sento parlare mi fanno come uno strano prurito. Prurito? Sì, qui dentro. Ma io non so dove, non so cosa, ma mi sento languire. Oh. Atroce indagine di un mistero fatale, dove chi indaga ne soffre tutto il male. E ditemi, Agnese, oltre ai discorsi e alla dolcezza, aggiungeva per caso anche qualche carezza? Oh, sì! Sì? Tante! Oh. Mi prendeva le mani, le braccia e non smetteva di baciarmele. Oh, e... non vi ha preso per caso qualcos'altro? Mi ha... cosa? Preso... eh? La... prego. Non oso, perché penso che voi vi arrabbierete molto. Ma no, no. Ma temo di sì. No, vi dico di no. Giuratemelo allora. No, non lo dico. Andrete in collera! Ma sì, invece! No, 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 no! Basta con i misteri! Agnese! Volete dirmi o no cosa vi ha preso? La cosa! La bella collanina che mi avevate regalato! Io non sono riuscita ad impedirglielo! La collanina? La collanina, ma pazienza.